Sanità via libera alla proroga delle graduatorie di operatore sociosanitario. L'Aula ha approvato il provvedimento all'unanimità. Corecom, la Toscana che fa bene, Avis vince il premio della seconda edizione. Presentato a Palazzo del Pegaso, il vincitore per la miglior campagna di comunicazione sociale 2022-2023. Dal 28 gennaio torna il Carnevale a Foiano della Chiana, il carnevale più antico d'Italia, è arrivato alla 485esima edizione. In primo piano il tema della violenza sulle donne. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la proroga delle scadenze delle graduatorie per l'assunzione di operatori sociosanitari. Si rende opportuno disporre una proroga della relativa efficacia per il periodo temporale di un anno, ha detto il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani del PD, illustrando l'atto all'Aula. Il consigliere Marco Stella di Forza Italia, primo firmatario dell'atto, ha ringraziato le commissioni consiliari per l'aiuto nell'elaborare una proposta di legge di proroga delle graduatorie. Sentiamo le sue parole. Intanto devo ringraziare tutte le forze politiche perché quando un consigliere di opposizione svolge il proprio lavoro, lo fa bene, viene anche ricompensato con il voto all'unanimità. Sono ormai 2 anni che Forza Italia si batte per la graduatoria delle OSS. Sapete, è stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in graduatoria, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato, quindi rimane un'ambizione legittima, era delle persone che stavano in graduatoria, avevano partecipato a un concorso, pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le graduatorie durano 2 anni, io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS, gli OSS in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa. Devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose. La mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le graduatorie. Il presidente Sostegni, in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le graduatorie delle OSS. Il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni del PD ha ringraziato il consigliere Stella per aver presentato la proposta di legge relativamente a una graduatoria recente che può essere ancora valida. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie, perché insomma, ci sono delle norme che dicono che durano 2 anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in commissione, nell'analisi del testo presentato, abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di Corte Costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatoria. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa. In altri casi, in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione, di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo, per capire e per saggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. E questo è il tema che abbiamo affrontato oggi e che abbiamo deciso di affrontare con una legge che non è per niente scontata e che darà a chi è in quella graduatoria 1 anno in più per poter essere assunti. Per quanto attiene poi alla possibilità di assunzione, noi ci auspichiamo che vengano assunti tutti coloro che sono nella graduatoria, però è evidente, sappiamo che c'è un limite forte alla capacità di assunzione della nostra regione che ormai ha già superato quello che è il limite, cioè la spesa storica del 2004, di 20 anni fa, ridotta dell'1,4. Noi speriamo che venga eliminato, permanendo quel vincolo, non è un problema d'assunzione degli OSS, è un problema d'assunzione di tutto il personale sanitario. Grazie.
Stefano Scaramelli, Italia Viva, è giusto sostenere la proposta di legge e non illudere nessuno sull'effettivo utilizzo della graduatoria da parte delle ASL, perché fino a oggi le aziende si sono rivolte in larga parte alle agenzie interinali. Sì, la proroga delle graduatorie degli operatori sociosanitari è un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa graduatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengano assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente, e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la graduatoria. Adesso che la graduatoria viene prorogata, l'auspicio che venga utilizzata e come tale si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Secondo Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, che ha ringraziato Stella per il suo impegno, questa legge non basterà se si continua ad aggirare le normative rivolgendosi per la ricerca di nuove assunzioni alle agenzie interinali. È stato fatto un primo passo, quello di prorogare in maniera unanime la graduatoria delle OSS che sarebbe scaduta altrimenti fra pochi mesi. Questo è sicuramente un passo importante, ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la Regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire, specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la bandierina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. E adesso il commento alla proroga da parte di Andrea Ulmi, consigliere regionale della Lega. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste graduatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi, avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari, perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore, ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei, e ho la Commissione Sanità dalla mia parte, che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere, perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotage è quello che non fa andare avanti la graduatoria, e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. È Avis Toscana il vincitore della seconda edizione del bando La Toscana che fa bene, promosso dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, Corecom, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Toscana CESVOT, al fine di premiare la miglior campagna di comunicazione sociale
realizzata nel 2022-2023 nella nostra regione. Il bando, promosso per conoscere meglio e valorizzare l'impegno di chi lavora per trasmettere messaggi di pubblica utilità riservato a enti no profit, ma anche istituzioni pubbliche o soggetti privati, è stato lanciato lo scorso mese di ottobre. La commissione, presieduta dal presidente del Corecom Marco Meacci, ha concordato all'unanimità di conferire il premio di 5.000 euro ad Avis Toscana per la ricchezza di strumenti utilizzati e perché si è trattato di una campagna di comunicazione articolata, coerente, competente, sistematica ed efficace che Avis Toscana ha inserito all'interno del sistema brand di Avis nazionale. Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, commenta il premio La Toscana che fa bene. Questa è una di quelle iniziative di cui dobbiamo andare fieri ed orgogliosi, perché prova a raccontare attraverso le immagini, i video, prova a raccontare quanto di bello le nostre associazioni di volontariato fanno. Una comunicazione sociale che arriva alle persone è esattamente in linea con quell'idea che noi nella festa della Toscana abbiamo voluto portare avanti con forza, con le parole di Don Milani, I care o a cuore, con prendersi cura degli altri, ed è quello che fanno le tante associazioni di volontariato, e provarlo a raccontare così come ha fatto Avis Toscana, che vince il premio come miglior video, va esattamente in questa direzione. Complimenti a tutti coloro i quali hanno partecipato, complimenti al Corecom per il lavoro importante che porta avanti, e davvero grazie a tutti i volontari che nella nostra regione svolgono un lavoro, un impegno enorme per le nostre comunità. L'assessora Serena Spinelli sottolinea l'importanza delle campagne di comunicazione sociale. Ma noi siamo molto contenti, ringraziamo il Corecom per aver voluto di nuovo per il secondo anno premiare le migliori campagne di promozione di attività sociali. La Toscana che fa bene, e c'è bisogno tanto di politiche sociali, non solamente di politiche di riparazione, però di tutela, dove già è tutto determinato, scoppiato, c'è già la fragilità, c'è già la complessità, ma di tutto ciò che crea connessioni di comunità, cioè di tutto ciò che determina la capacità delle persone di relazionarsi, di creare capacità di qualità della vita nelle loro comunità. Vince peraltro un'associazione, naturalmente ringrazio tutte quelle che hanno partecipato, molte le conosco, se non tutte, ringrazio Avis di aver partecipato e poi vinto con una buonissima campagna, anche perché, come dire, il valore sociale della donazione del sangue non è solamente un valore per chi riceve, ma anche per chi dona, che fa un gesto gratuito, non sostituibile da nessun altro tipo di possibilità se non quella di donare il proprio sangue per gli altri, e lo fa sapendo che questo è un gesto di grande di vita per altri, e quindi, come dire, una doppia donazione per chi è volontario, per chi è donatore, e che naturalmente per chi riceve, che naturalmente vive meglio e può curarsi grazie ad un gesto di solidarietà. Quindi, come dire, qui non c'è proprio capacità di creare comunità. Quando si è in qualche modo donatori o attivatori di volontariato in una comunità, significa che si fa il bene di quella comunità. Ampia la partecipazione di soggetti, in particolare di associazioni di volontariato, ha detto il presidente del Corecom Marco Meacci. Sì, è la seconda edizione, è un bando, è un premio a cui teniamo molto, perché serve a mettere in evidenza, valorizzare le buone pratiche della comunicazione, in particolar modo in questo ambito della comunicazione sociale e di rilevanza pubblica. Per cui siamo molto felici che ci siano state varie partecipazioni, varie richieste di partecipazione a questo bando, e è stata premiata la campagna di Avis Toscana, perché era la campagna che, secondo la commissione che era stata istituita, aveva il maggiore dispiegamento di strumenti sia sul web sia nei canali tradizionali, sia per quanto riguarda anche le affissioni nei mezzi di trasporto
pubblico locale, per cui in questo senso si inserisce in qualche modo nella storia delle campagne Pubblicità Progresso di questo paese, che dal 71 sono partite per sensibilizzare i cittadini, per avvicinarle alle istituzioni e per dare un contributo importante, come in questo ambito per esempio alla donazione del sangue. E proprio nel 71 la Pubblicità Progresso era partita proprio con una campagna in questo ambito e con questo scopo. Secondo il presidente del CESBOT, Luigi Paccosi, l'iniziativa di Corecom valorizza la comunicazione sociale. Sì, è un'esperienza molto bella che facciamo con Corecom, con Regione Toscana, e quest'anno siamo molto contenti perché è stato anche quest'anno premiato un video molto, molto bello, molto interessante di Avis, che parla appunto di quello che poi succede nel volontariato, cioè che uno che fa volontariato lo dice a un altro, perché diciamo capisce che fare volontariato, donare qualcosa agli altri, è qualcosa che dà qualcosa anche a se stesso, e quindi questa esperienza che viene rivelata agli altri suscita interesse e quindi suscita anche la possibilità che altri possano avvicinarsi al nostro mondo, in questo caso della donazione del sangue, che è proprio questo passaparola, che è la testimonianza per poter avvicinare sempre di più persone al volontariato, e credo che questo video avrà molto successo perché sicuramente comunica bene questo tipo di esperienza. Ci fa molto piacere essere stati scelti dal Corecom Toscana come vincitori del premio, ha detto Viro Pacconi, vicepresidente di Avis Toscana. Intanto siamo molto contenti di poter ricevere questo premio e della considerazione che ci viene data. Sono quegli stimoli che servono qualche volta anche nel mondo del volontariato per andare avanti, per cercare di costruire cose nuove in un discorso di promozione di carattere generale del dono in modo particolare. Quindi voglio dire, in un momento abbastanza difficile, perché se consideriamo che il numero dei donatori negli ultimi 10 anni in Italia è diminuito di circa il 20%, una campagna di promozione fatta bene, in una Toscana che fa bene, diciamo, può dare dei risultati importanti. Intanto quest'anno le donazioni non sono diminuite rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda Avis, anche se di poco, ma non sono diminuite, e di questo siamo davvero tanto contenti, come siamo contenti dell'esito di questa campagna. Un esito che una campagna, voglio dire, univoca un po' su tutto il territorio della Regione Toscana, ma anche su tutto il territorio nazionale, dà un discorso di massimizzazione delle cose e dei risultati in qualche modo, perché in un concetto univoco di un'immagine che viene riconosciuta un po' da tutti, automaticamente ci si mette insieme l'obiettivo e quello che sostanzialmente si può fare. Mettiamoci in gioco, doniamo il sangue, mi sembra che sia uno slogan importante proprio nell'ottica di non far mancare mai un elemento importante per la salute della gente. Nel 2024 il Carnevale di Foiano della Chiana celebra la sua 485esima edizione, una tradizione che affonda le radici fino al 1539, con i primi documenti che raccontano di un gruppo di cittadini che organizzava la prima esperienza di Carnevale. Si tratta di un evento che coinvolge centinaia di persone che nei 4 cantieri, Bombolo, Azzurri, Rustici e Nottamboli, lavorano incessantemente tutto l'anno per costruire giganteschi carri e organizzare spettacoli. Il programma partirà con la prima sfilata domenica 28 gennaio e proseguirà per tutte le domeniche di febbraio. Quest'anno torna protagonista la figura femminile di Zinfarosa, la regina del carnevale, e tra i temi in primo piano ci sarà quello della violenza sulle donne, una scelta particolarmente apprezzata dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.
Il carnevale di Foiano è uno di quei carnevali che raccontano l'identità della nostra terra. 485 edizioni. Il modo con cui attraverso il sorriso, la spensieratezza si prova a ripartire, però oltre ad essere un momento di festa, un momento di gioia, si mandano anche messaggi molto importanti, molto forti. Condivido molto la scelta degli organizzatori di lavorare intorno ai carri allegorici per mandare un messaggio contro le violenze sulle donne. Davvero un momento triste quello che stiamo vivendo nel nostro paese. Tante sono le violenze, troppe. Se soltanto una donna partecipando al carnevale riesce ad avere la forza di denunciare, credo che oltre a far divertire, questo carnevale manda un messaggio sociale molto forte. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie a tutti i volontari. Senza di voi, senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Nel paese c'è grande amore per questa manifestazione, ha detto la consigliera regionale Lucia De Robertis. Lavorano tanto tempo e soprattutto lavorano in una realtà che ha ormai consolidata nel paese l'amore per questa manifestazione. Sono quattro i cantieri, sono oltre 50 le persone che lavorano proprio fisicamente, però sono centinaia le persone che poi partecipano per il proprio cantiere. Quindi, insomma, tenendo conto che è un paese, una città di pochi più di 9.000 abitanti, avere più di 1.000 persone che si interessano a questa manifestazione significa aver radicato questo in questo territorio. Le edizioni sono centinaia, non ne abbiamo vissute molte. La regione ospita dal 2019 la presentazione di questa manifestazione in Consiglio regionale, proprio perché crede che valorizzare le manifestazioni significa far conoscere il territorio e rendere anche un po' giustizia a tutti quelli che tutto l'anno ci lavorano e che in questi giorni avranno l'esplosione della visibilità. Per il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli siamo di fronte al carnevale più antico d'Italia. Siamo di fronte al carnevale più antico d'Italia, un carnevale che porta un po' di leggerezza in un momento che è un momento non semplice parlando in generale. Devo dire che questo carnevale impegna gran parte della popolazione del volontariato di Foiano per tutto l'anno per presentare dei carri allegorici che sono veramente molto molto belli, che sono paragonabili a quelli del carnevale di Viareggio, addirittura del carnevale di Rio, tanto per scomodare anche quello che forse è il paradiso del carnevale. Quindi l'invito è veramente quello di dare soddisfazione a tutti questi volontari, all'amministrazione comunale, che tutto l'anno fanno di questo appuntamento un appuntamento strategico per il quale lavorano. E andare a Foiano e in Val di Chiana in questo periodo significa veramente potersi divertire, ma anche poter godere di una parte di Toscana che è veramente degna di essere visitata. Si riparte con tanta voglia e tante motivazioni, ha detto il sindaco di Foiano della Chiana, Francesco Sonnati. Ma più che novità, si riparte con tanta voglia e tante motivazioni. Quindi noi abbiamo i quattro cantieri del Carnevale che volontariamente costruiscono questi giganti in cartapesta, e la novità è quella della prima domenica del 28, dove i cittadini foianesi e non solo vorranno ammirare questa meraviglia. Quindi è un grazie a tutti i quattro cantieri che voglio nominare, che sono Azzurri, Bombolo, Rustici e Nottamboli, e al Comitato del Carnevale che ci permette insieme al Comune di organizzare una manifestazione unica, l'unico carnevale che sfila nel centro storico, quindi un unicum assoluto, oltre a quello di essere alla 485esima edizione come carnevale più antico d'Italia. Per il vice sindaco e assessore alla cultura Jacopo Franci, il carnevale non è semplicemente un evento di costume e tradizione, ma soprattutto un progetto a forte impatto turistico.
Sì, parte la nostra alta stagione culturale e turistica, siamo molto emozionati, 485esima edizione, quest'anno tante novità da parte dell'Associazione Carnevale, dei Quattro Cantieri, ovviamente un evento organizzato in simbiosi con il Comune di Foiano della Chiana, e quindi non vediamo l'ora di arrivare a domenica 28 gennaio, che è la prima domenica, per poi fare tutto il mese di febbraio insieme a questa magnifica festa paesana. Quest'anno, spiega il presidente dell'Associazione Carnevale di Foiano, Andrea Capannelli, abbiamo deciso di affrontare un tema importante come quello della violenza sulle donne. Allora, le tematiche dei carri ovviamente ancora non le conosciamo, perché il nostro carnevale, come sapete bene, è molto segreto. Fino alla prima domenica nessuno sa quello che c'è dietro a quelle porte. Per quanto riguarda noi, quest'anno abbiamo deciso di riportare in piazza la Zinfa Rosa, che sarebbe stata la moglie di Reggio Condo, che era stata un po' accantonata come progetto negli ultimi anni, cioè si parla che l'ultima uscita mi sembra si parla del 79, e quest'anno, insomma, anche per dare risonanza appunto a tanti temi che sono delicati, soprattutto per quanto riguarda l'ambito femminile, abbiamo deciso di riportare anche nel nostro manifesto storico la figura della Zinfa Rosa.